Presentati questa mattina presso la stazione di Salerno i due nuovi treni jet per i pendolari campani. Contestualmente è stato inaugurato anche il nuovo InfoPoint, posto all'ingresso della stazione ferroviaria, che rappresenterà un punto di riferimento per i turisti che si recheranno a Salerno. Presente anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Le cose si mantengono ovviamente, l'InfoPoint è un incentivo al decollo turistico della nostra città. È una bellissima struttura, abbiamo immaginato una cosa molto leggera come Regione Campania, mi pare molto elegante, quindi diamo un punto informativo per i tanti turisti che arrivano ormai nel nostro territorio. E poi presentiamo questa mattina due treni nuovi destinati ai pendolari che la Regione compra e affida a Trenitalia nell'ambito di un programma di acquisto di 24 treni destinati ai pendolari. Questi due treni fanno parte di un blocco di 12 treni per 84 milioni di euro che completiamo entro la prossima estate. Tenete conto che nella precedente legislatura regionale non abbiamo acquistato come regione un pullman, un treno e avviato un cantiere. Veramente stiamo facendo un miracolo per la qualità del servizio, per l'aiuto ai pendolari, ma anche per gli investimenti che si riversano poi sui nostri territori. Siamo molto contenti.